Signori, buongiorno, Rossella, mi sto facendo una panoramica. Ormai sei specializzato, buongiorno, spero che state bene e che sia tutto a posto. Rossella, ormai sei specializzato, ma faceva la panoramica degli ingredienti tutto il mondo. Vabbè, sta cosa mi piace perché man mano abbiamo scoperto che c'era una vocazione. Il direttore, il responsabile del canale del Gambero Rosso, la signora Perugia, mi ha fatto i complimenti per i video che stiamo mandando lì per queste puntate dei Magnifici 7. Vengono registrate con lo stesso telefonino, facciamo la stessa cosa. Invece di fare la diretta, facciamo la registrazione e glieli mandiamo. E ci ha fatto i complimenti soprattutto per la regia. Bene, allora, altri due o tre consigli molto semplici, simpatici e sempre da prendere spunto, soprattutto per chi vuole mantenersi un poco più leggero. Però ci sta sempre il piatto di pasta, mi raccomando, io lo metto sempre perché c'è da sta, difficilmente non lo faremo. Gira un po' con le... ecco. Questa qua la mangiamo. Ok, allora. Faremo una bella zuppa di ceci, faremo un poco di merluzzo. Questo è un merluzzo sfilettato dalla pescheria, ve lo fate pulire, sfilettare, tortisei, pelle e spine. Se non avete la possibilità di trovare questa qualità e questo prodotto, prendete i fiori di merluzzo surgelati, che qualche giorno li compreremo e li faremo, perché sicuramente in molti posti dove che ci seguite non è tanto facile trovarlo. E allora esistono questi fiori di merluzzo che sono, secondo me, sono comunque sono all'altezza. Non è il fresco, ma comunque ho mangiato pesce. Leggo intanto qualche saluto. Gigi Lina Somma, Federico Garofalo. Ciao Federico, tanti saluti. Manolo Fabbi. Ciao Manolo. Allora, olio partito. Partiamo subito dal pesce. Lo prepariamo poi... Vabbè, questo colore, poi lo friggiamo dopo. Allora, filetti. C'è Gaetano Spinosa che ci saluta dalla Nuova Zelanda. Ciao Gaetano, bellissima Nuova Zelanda. Guarda, mi affascina moltissimo. Finito tutto il suo bordello, vorrei venire in Nuova Zelanda. Mi lasci i contatti così mi fai da guida. E poi ci vuoi guida. Allora. Un uovo. Mettiamo un uovo. Questo è un altro piccolo e simpaticissimo trucchetto per far mangiare un po' di pesce ai bambini. Un po' di pepe se volete metterlo, altrimenti non lo mettete. Un pizzico di sale. Ecco qua. C'è Luca Martinelli che ci saluta. Buongiorno Luca. Ciao Luca, buongiorno a te. Allora, mettiamo tutto qua. Che facciamo? Facciamo una specie di bastoncini di pesce Findus. Allora, due filetti me li conservo, due tre filetti me li conservo per il piatto che faccio dopo. Eccoli qua. Semplicissimo, guarda, sono tutte cose che voi a casa potete fare sicuramente senza problemi. Salate leggermente il filetto di pesce, lo andate a infarinare leggermente, vedete? Poi lo poggiate nell'uovo. Eccolo qua, vedete, li poggiate bene delicatamente nell'uovo, poca farina, giusto quel poco che diciamo che deve essere la farina. La funzione della farina in questo caso, quando si infarinano, fa la funzione di aggrappante, ma se ne deve mettere il giusto, altrimenti non è più aggrappante ma diventa un mattone, perché quando vai a friggere diventa proprio veramente più pastoso, pasticciato. Invece ci vuole il giusto. C'è Chicca che ci saluta. Ciao Chicca. Ciao Chicca. Ancora Pasquale Miranda. Pasquale, saluti. Allora, eccolo qua. Prendiamo i bastoncini, i bocconcini di merluzzo. Colate bene. Pane grattugiato. Se avete la possibilità di che vicino a voi c'è qualche
grossista di alimentari tipo ad hoc, queste cose qua, vendono una panatura che si chiama panko. Se volete utilizzare quella, è buonissima per dare ancora più croccantezza alla frittura. Altrimenti, questo qua è un poco pure più scuretto, è pane grattugiato, tostato, pane, tutto il pane avanzato, anche la scorza lo tostiamo, e non ci interessa che è un po' più scuro, tanto è buono lo stesso. Intanto arriva un Anzi. bellissimo messaggio dal nostro Carlo Olivari che ci Ciao manda un Carlo, forte abbraccio e vi dice: senza cambio. pasta come si fa? Senza pasta ci può di annanza, Carlo. Lo dice a me, gli vivrei di pasta. Eccoli qua, nel frattempo l'acqua lì è salita. C'è Peppe Covella che ci saluta da Terracina e chiede se ci sei mai stato. Ciao Peppe, no, non ci sono mai stato a Terracina. E so che è un grande territorio di pesce, soprattutto. Mi piacerebbe venirci e vedere e mangiare la cucina del posto, perché me ne hanno parlato bene di quei posti là. Quello della Terracina è vicino Gaeta, quelle parti lì, è vero, ci sono una specializzata pure a Gaeta, fanno la pizza di polpo, se non mi sbaglio, che è famosissima. Ecco qua. Allora, semplicissimo, l'abbiamo fatto col merluzzo, ovviamente vi dico il pesce perché è quello che ho trovato di fresco. Voi usate la stessa filosofia, li fate con quello che trovate di fresco. Non è detto che dovete usare per forza il merluzzo. C'è Fabrizio Orlandi che ci saluta Mettiamo qua. da Viareggio e dice: spero Ciao quest'estate di Fabrizio. potervi venire a trovare. Sarà un grande piacere C'è averti da noi. Salvatore Ferrandino che ci saluta e Salve ci Salvatore, ciao. ringrazia in anticipo per quello che andremo a fare oggi. Grazie, grazie mille. Allora, questo ce lo siamo preparato e già teniamo un piatto pronto. Un poco di verdurine e abbiamo fatto il nostro. Intanto Gaetano dalla Nuova Zelanda dice sarebbe un onore, chef, averla qui. Sì, non scherzo, verrò. Voglio venire perché la Nuova Zelanda è uno di quei posti che mi ha sempre affascinato moltissimo. Prendiamo la copertina pure. Per questo allora prendiamo una pentola con un poco d'acqua fresca, ci premiamo un poco di limone e mettiamo pure il limone dentro. Vi mostro come fare un carciofo veramente dietetico, ma molto molto interessante secondo me. Salutiamo Davide Gladio Ciao Davide, e Giuseppe D'Antuono ci ricorda che è sempre presente. fedelissimo Giuseppe, ciao, buongiorno. Ancora Francesco Napolitano dice: Buondì chef Rossello, ho messo la sveglia per seguirvi, non vi lascio più. Buongiorno Francesco, grazie mille, un altro fedelissimo, vi ringrazio. A proposito di fedelissimi, io vi ringrazio veramente tanto. E vi volevo chiedere se è possibile, se vi fa piacere, di condividere i video, tutti questi video, queste dirette, tutorial e tutto. Se li condividete, mi farete un regalo personale. E vi ringrazio già da adesso. Allora, voi guardatevi tutti i passaggi perché sono semplicissimi. Dato che in meno di un'ora faremo 4-5 cosine, vi faccio vedere tutti i passaggi. Poi il resto ve lo fate voi a piacere vostro, senza troppi problemi. Apriamo il carciofo così, senza tagliare la punta. Lo andiamo ad aprire al cuore, vedete, è pulito e lo apriamo al cuore, così, e lo mettiamo nell'acqua e limone. Eccolo qua, vedete, non lo tagliamo, il duro della punta delle foglie, abbiamo tolto solo il duro esterno, le foglie esterne dure, ma la cima la lasciamo così, vedete? Proprio bello come un fiore, guardate quanto è bello, acqua acidula e lasciamo qua.
Questo lo mettiamo da parte, andiamo a togliere. Allora, è a fine romano questo carciofolo, vi garantisco, dietetico, saporitissimo. Allora, prendiamo un po' di prezzemolo, che amo il vasoio. Voi sapete, no? Aglio e prezzemolo, è proprio la morte del carciofo. C'è Alessandro Pallucci, dice sei il Cristiano Ronaldo dei fornelli. Grazie, grazie Cristiano. Ti ringrazio. C'è Filippo Manni che manda un messaggio molto simpatico. Buongiorno chef, sempre luminoso e bello, fonte citata o chiavo con. Ciao Filippo, grazie. Ti ringrazio, sì, il Pasquale De Gennaro, famosissimo, famosissima salumeria vicana e famosissimo caseificio De Gennaro, Vighe Quenze. Tra i top top che teniamo in tutta la costa, non solo a Vico. C'è Giuditta che dice oggi 38 anni di matrimonio e compleanno di mio marito, in preparazione la ricetta di pesce di ieri, grazie per le magnifiche ricette. Ti ringrazio, grazie per la fiducia e auguri. Allora, poco di pepe, poco di sale, prendete i carciofi belli grondanti d'acqua e li andate a farcire generosamente col cuore, al cuore di questo composto. Richiudete tutto, vedete, e rimettiamo in acqua un'altra volta. Ecco qua, belli belli belli, già così sono profumatissimi. C'è Riccardo Scarselli che ci saluta. Carissimo Riccardo, io ho sempre un debito con te, un piacere sentirti, salutarti e ti prometto che quando si poteva non l'abbiamo fatto, non l'ho fatto, ma appena si potrà sarà una delle mie prime visite, sarai tu. Sono in grande difetto. Terminiamo qua. Allora, abbiamo preso, ha messo i carciofi nella nostra acqua acidula interi. Che facciamo? Invece di buttare l'acqua e tutto, accendiamo sotto, togliamo il limone, accendiamo e lasciamo i carciofi in quest'acqua leggermente acidula. Già è simpatica come idea. Poi faccio vedere dopo che esce, nella sua massima ed estrema semplicità, è un piatto di grandissimo sapore. Allora, i bocconcini li teniamo lì, mo ci organizziamo per un paio di bombe, che se sono bombette. Invece mo facciamo le bombe, quando si parla di pasta parliamo sempre di bombe. Allora, ceci. Abbiamo ancora un fedelissimo dall'Australia che ci segue sempre, Francesco Lipartiti. Ciao Francesco, carissimi saluti e buona vita sempre. Vabbè, questa la possiamo spostare, tanto l'acqua è calda per quello che ci serve. I carciofi li mettiamo qua, così ho possibilità di cucinare. C'è Pasquale Miranda che ci chiede ci chiede un piatto, ovvero involtino di sogliola ripieno di coniglio, era uno spettacolo e l'ha mangiato qui un bel po' di anni fa. Sì, sono piatti, sì Pasquale, mi fa piacere, mi ricordi questi piatti, sono piatti storici dell'osteria, fatti anni fa, ma diciamo che in questi video cerco di passare il messaggio, sto cercando di passare il messaggio di piatti rapidissimi, velocissimi e anche di poco costo. E quello lì è un piatto abbastanza complicato. Buongiorno, la postina. È arrivato Timo, ti è arrivato tutto qua. E ti dicevo, un piatto che costa, perché la sogliola costa quello che costa. Il coniglio, vabbè, comunque
non lo so, se ci sarà tempo un giorno prima che finisce tutto lo faremo. Allora, via. Intanto Edoardo Pallone dice: ti saluto dall'Australia, se vai in Nuova Zelanda allora fai un passo, un salto anche da noi. Certo che devo. Grazie. Che devo venire anche lì. Edoardo? Sì. Allora sì, i due indirizzi, se poi siamo passati sulla nostra mail, info@osserianonnarosa.it, mi farebbe veramente piacere incontrarvi, avere amici che ci fanno vedere i posti giusti. Abbiamo dei ceci e in questo caso sono dei ceci sempre del mio amico Pietro Bologna. Sono dei ceci, guardate qua quando sono piccoli, ceci biologici dell'azienda Serpepe di Pietro Bologna sul lago di Bolsena. C'è Lidia Bizzarro. Salutami Giovanni Ferraro, e il mio compagno è di Vico Equense. Sì, se lo vedo sarà fatto, sarà un poco difficile perché non ci sono da casa, ma sarà fatto se lo vedo. Ancora Riccardo risponde: la promessa è valida ancora? Certamente. Allora, facciamo una bella pasta di ceci con... Allora, voi dovete sapere che proprio a morte dei ceci è aglio e prezzemolo. Poi se avete la fortuna di farlo nel periodo che c'è l'aglio fresco, allora vuol dire che facete una bomba con due ingredienti. Salvatore Ferrandino, che prima ci ringraziava, dice: provvedo subito alla condivisione. Allora ti ringraziamo anche grazie noi. Grazie mille, perché vi ringrazio infinitamente, perché anche Armando Mazzola dice che lui li condivide sempre. Grazie. Eccolo qua, un bel trito di aglio prezzemolo. Finita questa qua, prendiamo il filo d'olio extravergine, intanto i carciofi lavanno, mettiamo il trito di aglio e prezzemolo giù, abbondante, mi raccomando, abbondante, perché a volte allora è questo, aglio e prezzemolo e un pizzico di peperoncino. Facciamo partire delicatamente la... Chiedono intanto di non dimenticarci della nerano. Guardate, io molte cose non le faccio perché non è stagione, perché se non ci lasciamo più, ci saranno mille cose da fare. Speriamo che usciamo prima che inizino ad uscire, perché noi già le abbiamo piantate e sono sotto una piccola serra, per questo penso che fra 20 giorni, 25 giorni le dovremmo avere le prime. Io spero che, e vi auguro a tutti di uscire prima, ma se rimaniamo qua voglio fare la nerano, la mia, anzi non è la mia nerano, il mio spaghetto alle zucchine, diverso da come lo fanno gli amici di Nerano. Io ho visto quello che fa Alfonso della Marina della Taverna del Capitano, che è straordinario, ma è molto diverso dal mio. Allora, fondo di aglio, olio e peperoncino, una parte di ceci frullati e una parte di ceci interi con l'acqua di cottura. Riccardo Picchianti chiede qualche suggerimento sulla pizza. Che vuole sapere? No, se prossimamente ci sarà. Ah, guarda, allora, per fare una pizza decente abbiamo bisogno di 24 ore almeno. Per questo faremo, se la vogliamo fare, faremo in modo di fare una mattina il preimpasto. E... Anzi no, facciamo l'impasto, le pieghe e il riposo per 24 ore, e il giorno dopo facciamo la pizza. Intendi che verrà una cosa buonissima. Però abbiamo bisogno di almeno 24 ore per fare questa cosa. Allora, voglio solo farvi vedere questa cosa qua che sto facendo, perché è eccezionale. Anzi, no, mi è venuto in mente una cosa. Facciamo così, metto tutto dentro.
tanto così vi rendete conto anche per i tempi e che è quello che se ne può tirare fuori sempre con gli stessi ingredienti. Allora, quelle molte cose mi vengono così. Eccola qua. Già così è una zuppa di ceci che vale oro. C'è Antonio Federico che dice: se condividiamo tanto dopo diventi troppo famoso e ti portano via da noi. No, no, io sarò sempre fedele perché io sono sempre stato di grande parola. Per questo anche quando finirà, almeno due volte al mese ci vedremo con dei tutorial. Vorrei fare cose belle più strutturate, ci organizzeremo meglio e faremo... uno due ore dove vi passerò tantissimi consigli secondo e seguendo le stagioni. Allora, Domenico il Metto ci chiede in che zona di Vico Equense ci troviamo. Allora, noi siamo precisamente località Pietrapiana, però l'altra proprietà che abbiamo, la casa di campagna, Montechiaro, altra frazione di Vico. Sauro la bomba ci saluta. Ciao Sauro, sempre un piacere sentirti. Allora, vedete, io faccio un sacco di preparazioni, poi andiamo ad assemblare tutto e vedrete che tutto si compone magicamente. Pane, vedete qua, Stratwurst, durissimo, degli amici di Matera, ma che è sempre troppo buono. Eccolo qua. Se ci avete fatto caso, è sempre, sempre, sempre presente nei miei video pane duro, perché è la cosa che voi in casa tenete sempre e assolutamente non dovete assolutamente buttarla. Guardate come twist, fa fatica a tagliarsi, ma eccolo qua. Questo è un altro coso simpatico di come prepararlo, ma vi faccio vedere, e che ne potete fare mille usi. Chiaro se? Vedete che la camera è meglio. No, non ho letto il nome perché ormai non riesco a scorrere nei messaggi precedenti, però dice l'unica consolazione, il nome purtroppo del signore è molto simpatico, non lo leggo, e dice l'unica consolazione è che la camisa va stretta pure a bufi. No, quella è la camisa. È la camicia di 4-5 anni fa. Stretta, no. È certo che non è stretta. Ma devo dirti la verità che io comunque mi mantengo. Altrimenti fossero i quindali. Perché? Allora, innanzitutto mi piace cucinare. Poi, proprio di seguito, attaccata, mi piace cucinare, mi piace mangiare bene, poi sono vizioso e sono goloso, e dato che dico che la tavola è uno di quei grandissimi piaceri e pochissimi che ce ne è rimasto, faccio l'ore e mangio, anche se ripeto cerco di mantenermi per quanto possibile, altrimenti si farebbe... Gabriella Medori ci saluta da Sanremo. Ciao Gabriella, come stai? E Jasmine? Quest'anno mi mandi Walter? Allora, noi qua abbiamo questa base e con questa base facciamo due cose. La prima... Guardate, vi posso dire che la fine romana è buonissima, avete visto, con ceci cotti, un bel fondo di aglio, olio e peperoncino. Ancora dicono sicuramente andrà tutto bene, ma andrà anche tutto stretto. Non fa niente. Ci ha cattato la maglia più. Arpaia chiede, chef, si possono utilizzare anche i ceci in scatola? Come no? Giovanni, si possono utilizzare, sono buonissimi. Se li puoi cucinare, li cucini, altrimenti fai una ricerca di ceci scatole di qualità. Allora, Anna Nocerino ci tiene molto ad essere salutata da fuori grotta. Ciao Anna Nocerino, è un piacere sentirti e salutarti. Allora,
pasta mista del mio passare del cuore, pastificio dei campi. Questo è il formato delicato, mischiato delicato. Sono 10 tipi di formati di pasta, tra i più sottili che produce il pastificio. Vedete? Sono selezionati e confezionati a mano. Eccola qua. Allora, c'è Mauro Monica Giacco che dice: Peppe, se tutto va bene la ristorazione aprirà il 18 maggio con delle accortenze. Ti stai già organizzando? Sì, ci stiamo organizzando perché apriremo direttamente a Montechiaro, dove ci sta un terrazzo bellissimo, dove spazio a go-go, panorama straordinario, ma soprattutto proporremo la grande cucina del tempo, delle stagioni e della tradizione. Faremo quello che è già stato fatto l'anno scorso. Allora, ho messo giù la pasta direttamente nella zuppa, e questa è la tecnica minestrato, cuocendo la pasta direttamente a crudo. Eccola qua, la facciamo andare delicatamente. C'è Serena Cavallaro, dice: ciao Peppe, lunedì ho preparato il tuo sformato di pasta con i piselli e macinato, l'abbiamo mangiato con i miei colleghi in ospedale, buonissimo, aspetto la ricetta della pizza, buona giornata, Serena. Grazie Serena, vi ringrazio. Un grazie speciale va a voi per quello che fate, la grande dedizione che ci mettete in questo grandissimo problema che abbiamo, e spero che quando tutto finisca lo Stato capisca che i tagli alla sanità non ci devono essere, anzi devono esserci gli investimenti alla sanità. Mi taglia alle bombe, alle armi, e a tutte le stronzate che se ne fanno un sacco, ma cerchiamo di fare le cose concrete. Dobbiamo salvaguardare il nostro pianeta, il nostro territorio. L'Italia è bellissima, stammici l'attenda, stiamo attenti alla sanità. Questo è quello che spero avvenga dopo. Richiesta dalla Super Maria Romano, il delicato sorrentino. Ciao Maria, sì, lo faremo sicuramente. Il famosissimo piatto, Maria, blog di cucina come amaro stupare. Seguite questo blog, bravissima, tutte le ricette sono super sicure, super testate, perché Maria, a parte che è bravissima, è una pignola incredibile. Lei, Teresa De Masi, Antonia Russo, Appunti di Cucina Rimmel, Teresa De Masi, giornalino.org, Sosi Dolce e Salato, Rosario Arru, sono quei blog che io mi sono sempre affidato per attingere dei consigli, perché sono bravissime, ma soprattutto quello che mettono sono realtà provate, straprovate. Ammazza tutta Teresa De Masi, non vi offendete le altre che ho nominato che sono bravissime, ma Teresa è proprio un segugio per quanto riguarda queste cose. C'è Mario Grignani, dice: per me è la prima volta che vi seguo, ma inizierò a seguirvi più spesso. Grazie Mario. Allora, mettiamo un poco, allora ho messo a soffriggere un poco d'olio con pane duro. Quando si è leggermente tostato lo insaporisco, questo pane duro, con un filo d'olio ancora, aglio e prezzemolo tritato, e vedete che all'improvviso il pane duro diventa una cosa che voi tutti quanti dici: wow, ho mangiato tutto quanto. Buonissimo, croccante, saporito, profumato, da accompagnare dappertutto. E appunto, questa è una scorza di pane duro che, se non si fa attenzione, va buttata di solito. Allora, c'è Vincenzo Elefante che si è appena collegato e chiede di ricapitolare cosa stiamo preparando oggi. Ciao Vincenzo, stiamo facendo un'insalata di carciofi, una zuppa di ceci, una pasta e ceci, dei bocconcini di merluzzo.
Ah, c'è nuovo Vico. Se ancora spostiamo. C'è Federico Tirelli che ci chiede perché non abbiniamo giorno per giorno. Perché? Non abbiniamo anche dei vini giorno per giorno. Federico, la filosofia te l'ho detta qual è. A parte che i piatti sono sempre 3-4, per questo sarebbe difficile un vino per tutto, ma io cerco di realizzare piatto con il miglior rapporto a prezzo possiamo darci. Queste cose, vabbè, le andiamo a tagliare qua, la devo mantenere con lo straccio perché scotta. C'è Paolo Di Leo la parte dura, che ci saluta da Singapore. Non ho capito. Paolo Di Leo che ciao, ci Paolo. Saluta da Singapore. Singapore, ah, ma quello sta sempre sulla stessa rotta, eh. Secondo me posso fare quello, quello e quello. Ne tagliate tutta la parte dura del carciofo e lasciate il cuore, quello lì. E lasciate il cuore bollito. Eccolo qua. Questo lo togliete, questo lo togliete, togliete tutte cose. C'è Loredana Imperiale, dice oggi è particolarmente la mia giornata perché adoro i ceci. Vabbè, ecco qua, tagliate, mi fa piacere perché anche io amo i ceci. Eccoli qua, mettete i carciofi qua dentro, nel piatto da portata. Poggiamolo qua, lo sistemo, voglio solo pulire un attimo. C'è Jasmond da Malta che ci saluta e dice non appena verrai la tappa. Grazie Jasmond, ti aspetto. Malta è nato posto bellissimo, eh. Sì, va bene, il mondo è bellissimo dappertutto. Dobbiamo solo capirlo e starcelo accorto. Sono rimasto a tiende. Allora, questa qua la passiamo un attimo qua. Riprendiamo il piatto. Allora, insalata di carciofi. Bella che è tutta aromatica con il ripieno, li abbiamo solo bolliti. Insaporiamo con un pizzico di sale. Abbiamo già tante prenotazioni per Montechiaro, si stanno prenotando live. Beh, Montechiaro è uno show, il posto è fantastico. Noi quando abbiamo comprato quel posto l'abbiamo comprato per la vista. E abbiamo immaginato cosa si ci potesse realizzare perché veramente è fantastico. C'è Antonio Cozzolino, dice chef, vi serve un cuoco nella vostra brigata? Antonio Cozzolino, per il momento siamo a completo, però mandaci il tuo curriculum sulla nostra posta, non si sa mai. Ancora Giuseppe D'Antuono dice chef, personalmente io vi adoro. Grazie Giuseppe, sei gentilissimo, grazie mille. Ancora Luca Sessa dice Peppe, martedì prossimo vuoi essere ospite della mia trasmissione? Dopo ti scrivo. Ciao Luca, è un piacere e sicuramente ci sarò. Allora, olio, aglio, pepe, sale, aglio, prezzemolo. E lo andiamo a mettere sulla nostra insalata di carciofi. Bolliti e ripieni pure all'interno. Piatto vegano, naturale, a fine comune, semplicissimo e che vi dà pure soddisfazione. Per questo vi dico, voi dovete fare la dieta, ma la dovete fare con piatti che comunque vi soddisfino. Altrimenti la dieta dura giusto 2 giorni e poi scoppiate, e io sono un esperto in queste cose, senti, fidatevi. Sapete quante volte ci ho provato? Quando è troppo restrittivo non ce la fai. Che ne dite, che ne pensate di questa mia filosofia? C'è intanto Davide Romano che chiede se hai mai provato il pane di Altamura. Pane di Altamura, in verità no, sempre quello di Matera, perché ho amici materani e non me lo fanno mai mancare, di Altamura no. Ma qual è nato prima, di Altamura o di Matera?
Intanto dicono che Teresa, Rosaria e Antonia insieme sono un poker d'assi. E Stefano Tortorelli dice: Chef, io ai tocchetti di pane aggiungo l'origano. Guarda, ci puoi benissimo con i tocchetti con l'origano, ma ci puoi aggiungere qualsiasi cosa, come aroma, come spezie. Ecco qua la nostra pasta e ceci. Che più buco dentro, guardate com'è bella cremosa. E anche qui ci vuole, ripeto, quella morta allora è questa. Allora la pasta e ceci, zuppa di ceci e tutto. I ceci sono straordinari, sono questi piccolissimi ceci biologici che sono veramente qualcosa di fantastico. E lì abbiamo tutto cotto. Per questo, voi se avete la possibilità di avere quest'oro, perché questo è oro, penso che vi siete resi conto. Se avete la possibilità di avere queste cose, agli prezzemolo, cose che avete dell'oro, e allora sfruttate, non posso fare, poi buttatelo, fate perdere. C'è Massimiliano Russo che chiede quando abbiamo tempo di spiegare la tecnica dello spadellare perché non ci riesce. Sì, qualche giorno dedicheremo a questo. Andiamo a completare la nostra pasta e ceci con un generosissimo battuto di aglio, C'è ancora? prezzemolo e olio crudo, perché diamo una spinta ancora più vegetale al piatto e vi posso garantire che sarà bomba atomica. C'è Antonino Di Palma che si è collegato, il nostro Tonino, ancora conosciuto come Aramek. Si è collegato pure il nostro fantastico, Tonino. insostituibile parcheggiatore. Ormai notissimo per le sue parcheggiate. Allora, pasta e ceci, zuppa di ceci, insalata di carciofi. Salutiamo Angela Del Grosso. Ciao Angela, piacere sentirti. E andiamo a concludere la nostra oretta di consigli con i bocconcini di pesce che ho messo da parte, risaliamo leggermente. Guardate, questa è un'altra cosa molto interessante. Guardate, pizzico di sale. C'è Maurilio, dice che il pavimento di casa è pieno di buchi. Satti e da sotto. E Un po' di ancora Alfonso pepe. Arpino che dice: ieri con i baccelli non ho fatto i buchi, ma ci ho fatto proprio i fuss. Lo so. Hai visto che fanno? Cose che di solito buttiamo. Ecco qua. Questa è un'altra cosa, quando mettete l'olio aspettate che piano piano una scola, un mezzo cucchiaio che ne scende, avete cucinato un'altra volta, non dovete avere fretta, non scende e lo vado a mies, calma, tutto con delicatezza. L'olio C'è sta Marisa salendo. 5, Skip Esport, quindi Vico Equense. Sì, Ciao Marisa, ciao buongiorno. Marisa, ciao. Che chiede questa pasta che usi? La troviamo a Vico? A Bicola, se non mi sbaglio, la vendeva Gabriele, mo non so, altrimenti online te la spediscono a casa e noi parliamo, Marisa, ti posso garantire che parliamo tra le migliori paste di sempre. Addirittura vicino alla scatola ci sta scritto, ci sono le coordinate satellitari dei lotti sul tavoliere delle Puglie, sulla Murgia, di dove vengono prodotti questi grani. E addirittura questi grani vengono prodotti ogni 3 anni per fare questa pasta, perché il primo anno la pasta viene coltivata, la terra viene coltivata col maggese, viene rizzappata e lasciata senza semina. Il secondo anno viene coltivato con il favino, che sono tutte piante cariche di sostanze importanti e nutrienti per il grano. E neanche ci semano. Il terzo anno seminano il grano, per questo la terra rimane ferma 2 anni, la caricano naturalmente e poi il terzo anno producono queste semine. Per questo ha un costo diverso, ma da mangiare un'altra cosa. Padella Angela, antiaderente, filo d'olio extravergine,
bocconcini di pesce leggermente salati e pepati. Angelo Giuliano, da Giuliano, ci saluta e dice: sei più contagioso tu che il coronavirus, un abbraccio. Grazie Angelo, io non mi ho fatto un bello complimento, grazie mille. Invece controlliamo il nostro olio, è pronto, non deve essere bollentissimo, e mettiamo giù a 4-5 pezzi alla volta, 3-4 pezzi alla volta, mi raccomando, non tutti assieme, altrimenti la temperatura dell'olio scende e la frittura moscia, spugnosa, non viene croccante, perché l'olio non riesce a tenere la temperatura alta per fargli dare lo shock termico del croccante. E questo, quando fate fritture, dovete mettere poco alla volta, perché assai si può mettere solo nelle vasche delle friggitrici, dei grandi ristoranti dove ci sono dei timer, è tecnologico e non ti fanno abbassare la temperatura di olio. È chiaro questa cosa che è importantissima, mi raccomando. Ci salutano Tecla della Posta e Fortuna Casella. Ciao Tecla della Posta. Sì, della Posta. Ciao Tecla della Posta e Fortuna Casella. Casella. Saluti. Girate i bocconcini di pesce una volta che hanno avuto la prima botta di calore e spegnete, come vi dico sempre, spegnete. Il pesce va cotto con l'amore del calore. Eccoli quei bocconcini bellissimi dorati. Così fate in modo di far mangiare il pesce anche ai vostri ragazzini, ai vostri bambini, che sicuramente il bastoncino fin dolce ci piace. L'abbiamo fatto col pane grattugiato, lo potete fare col panko, li potete impare, poi lo faremo qualche giorno impanare con delle patatine chips frantumate, e li parate con le patatine chips. Li potete imparare con dei crackers, dei cornflakes, anche i crackers, che i grissini, quello che avete in casa, potete fare quello che vi pare, l'importante è solo pensarci un attimo e poi potete sfruttare tutto quello che avete in casa. Gianluca Cilento chiede il nome della pasta, quindi se gli mostriamo anche uno, sì, una scatola. La scatola, eccola qua, è pastificio dei campi. Ecco, pasta corta e pasta lunga, la lascio qua, okay. Si dice nei cani. Questo è il contrario. Intanto Cristian De Rosa ci saluta da Trieste. Ciao Cristian, saluti. Ecco qua, vedete il pesce è cotto, io l'ho lasciato per un minuto spento, poi ho riacceso solo per riscaldare il fondo della padella. Mettiamo sul fondo del piatto cose molto semplici che avrete sicuramente in casa, cuore di lattuga, qua è un cuore di scarola. Alziamo, sentite come si chiamano. Ancora Emanuele Caporaso dice: il mio papà ti sta seguendo e ha fatto un grande sorriso che da tempo non gli vedevo fare, grazie. Grazie mille Emanuele, salutami tuo padre con un grande abbraccio. Chiedono Federico più o meno a che temperatura l'olio per la frittura. L'olio più o meno deve essere sui 170, max 180 gradi. È arrivata anche zia Rituccia, Salli, vorrei stare lì con voi e la nonnina. Ah, è arrivata pure una delle mie fantastiche sorelle. Lei è l'esperta della farina, dateci un coppe farina e vi trasformerà il mondo. Allora, e anche il sorriso più bello di tutti. Un filo di sale, scarola, un filo d'olio, non vi preoccupate, se è olio buono, quello che dovete fare, comprate olio buono, pagatelo in più e non vi preoccupate perché ne consumerete molto di meno. Usate l'olio buono perché l'olio buono è come se facesse una terapia per la salute, va bene a mille cose, per questo non avete paura, lasciate stare dietro. Fate la dieta su altre cose, abbassiamo i zuccheri, i carboidrati e tutte queste cose qua, sono d'accordissimo. Ma l'olio ce l'ho, vi aiuta in mille cose, è una terapia naturale che ci ha dato il Signore, per questo usiamo. Allora la scarola, vi dicevo, un filo di sale, un filo d'olio, quattro gocce di limone,
la teniamo bella stesa così, spegniamo qua che è tutto pronto. Cioè Teresa De Masi dice buongiorno, arrivo ora ma dopo recupero. Ciao Teresa, buongiorno a te. Eccola, si è collegata Teresa De Masi, che ormai è una vita che diciamo è la mia consigliera. È molto pacata e riflessiva, per questo mi aiuta molto nelle mie decisioni. Anzi, aiuta molto me e Rosario, perché noi siamo più, come si dice, più veloci e più iperattivi. Invece Teresa è più riflessiva e questo ci aiuta moltissimo. Allora, bocconcini di pesce, guardate come sono belli. Poco di sale, guardate. Belli mangiate, barra criata, vi mangiate un pesce freschissimo che lo potete fare con qualsiasi pesce, vi ricordo. L'importante è che fate attenzione solo alla cottura, non lo dovete bruciare, 160-170 gradi. Lo mettete giù, se l'olio è troppo caldo, spegnete solo il fuoco per un paio di minuti, si abbassa la temperatura e lo riprendete. Un filo di scarola, un qualche foglio di scarola, ve li andate a sistemare qua. Questo bel giaciglio di scarola. C'è Fernanda che chiede dove si possono acquistare i legumi. I legumi, Serpepe, azienda Serpepe di Pietro Bologna, sul lago di Bolsena. Allora, chiedono ancora la marca della pasta. La pasta è Pastificio dei Campi. E fra poco spero che uscirà la novità di prodotti che ci stiamo organizzando, di prodotti biologici già preparati in scatola con kit di pasta, la pasta secca e salse e basi già pronte che dovete solo aprire e mangiare, di grande qualità. Abbiamo messo in moto un po' questa cosa, vediamo un po' dove arriviamo. Ricapitoliamo un po' il tutto perché ci siamo con il sì, tempo. Ci siamo allungati molto e Rosario, abbiamo fatto una grandissima, non abbiamo fatto una, abbiamo fatto una pasta e ceci, pasta mista ceci con un battuto di aglio e olio fresco che a fine non era bomba. Con la stessa base invece ho fatto questa zuppa di ceci che volevo completare, zuppa di ceci con la stessissima base, per questo voi vi potete deliziare su questa zuppa di ceci. Vado a posizionarci i bocconcini di merluzzo e poi più la bomba, perché vi dicevo, l'andiamo a completare con due crostini di pane fritto all'aglio e prezzemolo, poi ci mettiamo un filo di uoglio e che sacca è una doppiata che fa il buco in terra. Bocconcini di merluzzo fritti con l'insalatina di scarola, insalata di carciofi in pinzimonio, possiamo dire, bella bollita e poi condita con un battuto di sale, olio, prezzemolo e limone, e anche la possiamo arricchire con questi crostini, perché questi crostini sono come prodosino ogni minestra, prezzemolo ogni minestra, dove li mettete stanno a fine romano. Ecco qua, ci siamo, sono buonissimi. C'è Loredana che chiede che olio usiamo. Allora, noi usiamo un olio, l'olio, eccolo qua, faccio vedere la bottiglia, che è un olio che produco io, un po' sbiadita però comunque vabbè, si legge. L'olio che produco io, però ci sono grandi altri oli che abbiamo la fortuna di utilizzare. Allora, pasta e ceci, questa va mangiata riposata, guarda, voi non mi dovete dire chi mangia, perché Gianluca Astuto infatti dice qua abbiamo ben 4 bombe a para portiere. Sì Gianluca, questa è proprio una sparata di fuoco. È buonissima.
questo battuto di aglio e prezzemolo fresco sopra al finale, la fate riposare un paio di minuti e la mangiate, me ne darete tutte benedizioni. La zuppa non lo dico proprio, il bocconcino non lo dico proprio, il carciofo. Fate un poco i conti di quello che abbiamo speso. Abbiamo speso pochissimo, pochissimo, mangiando quattro persone a soddisfazione. Allora abbiamo, rispondiamo in ultimo Geraldo e Loredana che hanno fatto la stessa domanda, ovvero se è possibile acquistare il nostro olio. Sul nostro sito info@nonnarosa.it scriveteci, perché ci sarà l'olio e altre cose molto simpatiche che fra poco andranno in vendita online. Per tutto quello che è successo noi ci stiamo organizzando sotto questo aspetto. Io vi ripeto e vi richiedo con grande cortesia, se potete e riuscite a condividere questi video, a me mi fareste un grandissimo regalo. Vi auguro una buona giornata, spero che questi consigli siano validi, preparateli così domani mangiate questo, io ve lo dico il giorno prima e domani voi li cucinate. Infatti Gaetano dice metto a bagno i ceci. Esattamente, è così. Se ripetite gli ingredienti oggi per domani diventa complicato cucinare e seguirmi, invece facciamo così che venga a fine l'uomo. Vi saluti, che stè, molto semplice, grande cucina di territorio, di tradizione, di sapore, di qualità e costo poco. Arrivederci e buona giornata.